non degli indiani d'America. Vabbè, forse potremmo cominciare, Marco, da questa cosa della popolazione. Cioè dalla definizione del caso definizione. Sì, qui c'è un saggio storico del 1981 alla prima conferenza della IASPM, cioè International Association for the Study of Popular Music, si è tenuto ad Amsterdam nel 81, e Franco ha presentato tra l'altro un suo studio fondamentale sulla teoria dei giorni. Sì, è un saggio che non si trova in questo libro, però è stato sì il punto di partenza delle mie riflessioni su questi argomenti. Beh, potrei partire proprio dal primo saggio di questo libro, che si intitola Cos'è la Popular Music e cosa non è? Un resoconto dopo 30 anni di Popular Music Studies. Questa è una relazione che ho scritto in inglese per un convegno che si svolgeva in una piccola città del nord della Finlandia, dove c'erano 16 gradi sotto zero, 6 Meijoki, organizzato dalla Fondazione Sibelius di Helsinki, quindi una fondazione di studi che si occupa soprattutto di musica folta, il convegno era stato organizzato anche tenendo conto dell'anniversario degli studi, diciamo, organizzati sulla popular music dopo quella conferenza di Amsterdam della quale Umberto ha appena parlato. E quindi ho pensato di fare un resoconto, anche perché mi ero reso conto che i miei colleghi che si occupano di questi stessi argomenti in Inghilterra, in Germania, negli Stati Uniti, eccetera, non avevano una grande sensibilità per la storia e lo sviluppo di questi studi. Tant'è vero che poi mi sono accorto negli anni, questo saggio è del 2010, che era uno dei più letti fuori dall'Italia, perché gli studiosi inglesi, francesi, americani, eccetera, dopo un po' hanno cominciato a dire: beh, vediamo un po' come sono andate le cose, come sono nati questi studi e come sono sviluppati. E quindi c'è questo documento abbastanza lungo che ricorda gli inizi del dibattito sulla popular music, che parte da alcuni autori più che noti come Teodoro Adorno, ad esempio, con i suoi saggi sulla popular music nel 1941, sul jazz, e poi in generale altri saggi non specifici sull'argomento, ma che toccavano la questione della musica leggera, delle musiche cosiddette di consumo, eccetera. E lo cito anche qui perché Adorno è stato un punto di riferimento per gli studi musicali per un lungo periodo, soprattutto nel secondo dopoguerra, e soprattutto anche in Italia, tra l'altro, dove fu tradotto molto precocemente rispetto ad altri, da Giacomo Manzoni, soprattutto Riccardo Einaudi, quindi ha avuto un'influenza enorme sul pensiero dei musicologi italiani e più in generale, perché Adorno non si occupava solo di musica, degli intellettuali italiani. Quindi avendo diciamo un colosso, non saprei dire se della filosofia, dell'estetica, della sociologia, eccetera, in epoca contemporanea, espresso certi giudizi sulle canzoni, sull'industria delle canzoni, che erano giudizi pesantemente negativi, perché trasformava in un certo senso l'industria della canzone in un strumento dell'alienazione dell'umanità contemporanea, e quindi dati questi giudizi era difficile poi controbattere di fronte a un'autorità come la sua e dire: no, ma guardate che questa musica può essere studiata. Non si trattava semplicemente di una questione di valore, no? A lungo però la questione del valore è stata posta, no? Essendoci un'autorità come Adorno e tutti quelli che l'hanno seguito, che diceva che in sostanza la popular music e fino al
jazz, era da buttare via, no? Chi è che alzava la mano e diceva no, ma guarda, e chi lo faceva indicava, diceva no, ma tu non prendi in considerazione Miles Davis, non prendi in considerazione Brassens, questo e quest'altro, quindi istituendo una specie di competizione che non aveva poi nessuno sbocco, perché non si trattava di indicare quale musica all'interno della popular music aveva i caratteri della decenza, si trattava di smontare completamente quell'impostazione filosofica. Ecco, da lì poi però partono altri studi, sempre tenendo presente questo convitato di pietra che dappertutto esercitava la sua influenza, quando negli anni 70, quando in modo particolare negli Stati Uniti si sviluppa un movimento musicale che è in gran parte anche erede del movimento politicizzato del folk revival negli Stati Uniti, che tu Umberto è così ben studiato, quindi da Woody Guthrie, Pete Seeger e tutto quello che segue, c'è un momento in cui c'è una confluenza del pubblico del folk revival con il pubblico del rock, confluenza che è ben testimoniata da alcuni festival che si svolgono diciamo verso la metà degli anni 50, dove lo stesso pubblico partecipa, che so, al folk festival di Newport, dove c'è Dylan, dove c'è Seeger, dove c'è Brian Weiser, dove sono gli altri cantanti folk, ma anche ai concerti rock, ad esempio nel 67 l'International Pop Festival di Monterey. Il comportamento del pubblico di quei concerti rock non è più il comportamento del pubblico del rock and roll o, che so, dei Beatles in quegli stessi anni, cioè non è più un pubblico che balla, che urla istericamente, appunto, che non si possa sentire la musica, è un pubblico che sta seduto in raccoglimento ad ascoltare la musica. Da lì nascono delle riflessioni che vengono pubblicate in un dibattito sulla New Left Review, quindi non a caso comunque una rivista culturale della sinistra americana, in cui si discute se anche il rock possa essere una musica meritevole di essere studiata, apprezzata, eccetera. E possiamo dire che in quel momento nasca un filone di studi sulla popular music, che è quello che poi è proseguito e si è diffuso anche nelle università, negli Stati Uniti, in Europa, eccetera. Ecco, il mio ragionamento, adesso non posso riassumervelo tutto, arriva poi all'epoca dei primi studi anche in Italia. Tra l'altro abbiamo avuto dei pionieri qui che erano studiosi di musica tradizionale come Roberto Leidi, ad esempio, e soprattutto anche un po' per la sua funzione di punto di riferimento di un certo dibattito culturale in Italia, Umberto Eco, il suo saggio pubblicato nel 1964, intitolato La canzone di consumo, che in realtà all'inizio non aveva questo titolo, un titolo un po' disgraziato, perché poi per lungo tempo si è usato questo termine per parlare della popular music in Italia. Va bene, chi lo vuole se lo leggerà tutto, però l'aspetto importante è che per un periodo abbastanza lungo, perlomeno di una quindicina d'anni, molti discutono, compresi i qui presenti, su cosa sia la popular music e se si possa dare una definizione della popular music. Quindi immaginando un'idea in cui ci sono degli elementi strutturali o contestuali specifici che fanno sì che certa musica possa essere chiamata popular e altra no. Però questo processo abbiamo poi verificato che non funzionava, come tutti i processi che tentano di dare delle definizioni stringenti di fenomeni culturali. Per cui
si è arrivati poi, e io ad esempio ho aderito a questa idea, all'ipotesi che la popular music possa essere definita sostanzialmente solo attraverso una negazione, cioè come spazio residuale rispetto ad altre musiche. E il processo storico che ha portato a questa definizione risale grosso modo a metà dell'Ottocento, epoca in cui, diciamo, nei decenni precedenti, dalla fine del Settecento fino alla metà dell'Ottocento, vengono letteralmente inventati due nuovi concetti descrittivi della musica, che sono il concetto di musica popolare, nel senso non di popular, ma di tradizionale, contadino soprattutto, e di musica d'arte. È abbastanza sorprendente osservare questa trasformazione, perché poi la nostra prospettiva sulla musica, e in modo particolare su quella che chiamiamo musica colta, musica d'arte, eccetera, è che risalga indietro nel tempo fino all'antica Roma, all'antica Grecia, e poi passi per il Medioevo, il canto gregoriano, il Rinascimento, l'Ars Nova, il barocco e tutto quello che vogliamo. Quindi quella è musica d'arte, e se vogliamo approssimare molto, quella è musica classica. L'idea che le persone hanno normalmente di questo flusso che viene dall'antichità e arriva poi all'Ottocento, al Novecento, ma non è così. Questa storia non rappresenta la storia della musica, perché ancora nella seconda metà del Settecento l'idea di musica classica non esisteva, l'idea di musica d'arte non esisteva. Il paradigma del giudizio estetico, e anche estetico è una parola, un concetto che viene inventato in quell'epoca, era la vecchia teoria aristotelica e poi romana dei tre stili, cioè della corrispondenza dello stile di un'opera, qualunque fosse, musicale, teatrale, anche oratoria, eccetera, e la funzione e il contenuto. Un esempio che cito sempre, ancora a metà del Settecento, padre Martini ascolta lo Stabat Mater di Pergolesi e esprime una critica radicale, perché dice: ma questo è fatto nello stesso stile della Serva Padrona, che è un'opera buffa, questo non va, questo non si deve fare, no? Questo era il principio del giudizio. Invece poi, diciamo, sull'onda della musica di fine Settecento, primi Ottocento, e soprattutto della personalità di Beethoven, nasce l'idea dell'artista genio, quello che crea le immagini di Beethoven, i quadri che lo ritraggono, no? Che ha questa grande fronte alta e in mano una partitura, come se la musica fluisse direttamente, no? Dal cervello di Minerva e andasse sulla carta, no? E allora lì si comincia a parlare di musica classica, di musica d'arte, di musica del passato che deve essere conservata, perpetuata. È, diciamo, in sostanza il concetto del museo, che era tutto sommato abbastanza recente nella storia della cultura, no? Si crea un museo della musica che vale la pena di conservare nel tempo, vale la pena di ascoltare. Quella è la musica d'arte. Poi c'è la musica popolare, che è autentica, genuina, contadina, dei mungitori e delle mungitrici, e a questo punto però questi due concetti non descrivevano moltissima altra musica, che però era del tutto presente nella società, la musica che, non so, i membri delle famiglie borghesi studiavano per imparare il pianoforte, musica semplificata che nemmeno i grandi autori avevano pensato di scrivere perché durasse nei secoli, no? La musica da ballo, pensate al valzer, all'esplosione europea del valzer dopo il congresso di Vienna, l'operetta, le musiche di intrattenimento che cominciano a diffondersi in locali, che si diffondono come un virus a metà dell'Ottocento, il caffè champagne, il music hall e così via. Questa musica non era e non è musica d'arte.
d'arte e non è nemmeno musica popolare. E allora come la si chiama? Si comincia a chiamarla Trivialmusik in tedesco, Unterhaltungsmusik, musica di intrattenimento, canzonetta a Napoli, popular music, che nel senso originario voleva dire vulgar music, cioè la musica del popolo basso, dei frequentatori, dei pub, dei music hall che ascoltavano le canzoni. No? Questa è un'acquisizione tutto sommato abbastanza recente di cosa sia e come sia nata la popular music. E quindi viene definita in negativo come in fondo il mio caro amico, credo nostro, di molti di noi, all'epoca vituperato per avere prodotto questo termine, Luigi Pestalozza, chiamava musica extracolta. No? Però aveva un senso questa definizione, perché definiva appunto la popular music e anche altre musiche in negativo, come quello che non era questo e quest'altro. Ho risposto forse. Sì. Io ti volevo chiedere qualcosa su questioni di metodo. Già nel libro precedente, che si chiama Non è musica leggera, appunto, hai parlato di, come dire, di uscita dalla centralità della partitura, nello studio della popular music. Cioè, studiando la popular music non ci si può limitare a studiare la partitura, perché la popular music spesso non ha nemmeno una partitura, e questa è una cosa, direi, abbastanza caratteristica, cioè è una cosa che mette anche in difficoltà gli studiosi, i musicologi, perché che cosa fa testo nella popular music? Naturalmente gli spartiti spesso ci sono, però se andate a vedere gli spartiti dei Beatles non riconoscerete le canzoni, perché spesso sono sbagliate, non sono nella tonalità giusta, e poi comunque mancano delle cose essenziali. Cathy Berberian, pochi anni fa, negli anni 70, ha fatto una cosa molto comica ma molto intelligente, che era cantare le canzoni dei Beatles come se fossero delle arie d'opera, e lì vedevi che cos'erano veramente, no? Dick Turrell, cantato come questo soprano, rivela la sua Quindi ti volevo chiedere appunto su questa la prospettiva partiturocentrica, mi avrei detto, no? Sì, dunque, anche questa domanda mi invita a parlare troppo, quindi mi tratterrò. Ma ci sono due aspetti. Uno, naturalmente, a partire dagli anni 50 del secolo scorso, sempre di più la popular music è musica che viene composta, diciamo, delle pratiche orali, anche interpersonali, come facevano John Lennon e Paul McCartney nel loro camioncino tornando dai concerti, che inventavano le canzoni, oppure addirittura in studio di registrazione, no? Buttando lì dei materiali che poi pian piano crescono e diventano il risultato finale. Bisogna comunque dire che per un periodo di circa un secolo o anche di più, quella che chiamiamo popular music oggi è stata scritta, perché le canzoni napoletane pubblicate, ad esempio raccolte a partire dal 1824 da Guglielmo Totrò, come Finestra che uccide o Te voglio bene assai, eccetera, hanno cominciato a circolare su degli spartiti per canto e pianoforte, no? E così erano scritte le canzoni di Gershwin, di Kern, di Cole Porter e così via, e si è andato avanti anche a scriverle in seguito. Frank Zappa scriveva la sua musica, alcuni gruppi progressi usavano comunque la scrittura musicale, quindi diciamo la scrittura o la mancanza di scrittura non definiscono la popular music come una caratteristica essenziale. Certo il fatto che gran parte della popular music nasca in una forma non scritta, ad esempio oggi le canzoni di quelli che fanno rap nascono
forma registrata, cioè uno che fa una base, un altro che si inventa una linea melodica e parole, non c'è più nemmeno la figura del compositore e dell'autore del testo, come noi siamo stati abituati a considerare. Queste figure sono trasformate in quella del producer, che fa la base, nel top liner, che è quello che si inventa il canto e il testo sopra, quindi sono cambiate le funzioni. Certo, non c'è della musica annotata sul pentagramma, quindi sicuramente questo pone un problema nello studio della popular music, perché l'oggetto che tu vai a studiare è una registrazione, è il risultato di una registrazione, cioè il suono che tu ascolti. Qui però si arriva a un punto dolente, che è il punto che poi ha portato a, anche forse a forti polemiche in ambito accademico fra gli studiosi di popular music e i musicologi storici, diciamo, perché quello che alcuni studiosi di popular music sostengono è che in realtà ciò che si deve studiare della musica è il suo risultato sonoro. Quindi questo vale non soltanto per Ticket to Ride dei Beatles, ma vale anche per la sonata al chiaro di luna di Beethoven, ma vale per il Don Giovanni, vale per tutta la musica. La musica non è quell'insieme di segni sulla carta, la musica è quando tu la senti. E ci sono molti nel mondo della musica colta che condividono questa posizione. Io ho sentito ad esempio Daniel Barenboim dire in una trasmissione televisiva: ma guardate, la musica non è quella roba lì, la musica è quella che viene fuori quando la suoniamo, quando la eseguiamo, no? E quindi è nata poi una polemica che non è ancora finita fra i sostenitori dell'identità di un'opera musicale con la sua forma scritta, con la partitura, e quelli che sostengono invece che la musica è quella che si sente. Questa polemica che coinvolge, come scrivevo poi in uno dei saggi del libro precedente, alcuni fra i musicologi più importanti, più autorevoli del Novecento, quindi Dalhaus e altri, ma poi andando indietro nell'Ottocento, i loro precursori, no? Quelli dell'idea dell'autonomia dell'opera musicale rispetto al suo contesto, dove quello che conta è quello che sta scritto, cosa che ovviamente ha molti addentellati che nessuno di solito osa andare a toccare, con l'economia della musica, con la funzione degli editori, no? Di musica. Vai a dire a metà Ottocento, a fine dell'Ottocento, che quello che conta nella musica è quello che ascolti e non lo spartito che ricordi ti vende, che Peters ti vende, eccetera, no? Cioè, è una questione filosofica ma anche molto materiale. Quindi la questione partiturocentrica è precisamente questa, che tutta la musica per essere studiata deve essere primariamente ascoltata. Chiaro che poi la notazione serve. Noi spesso, quando analizziamo la musica delle canzoni che sono pure state composte senza usare la scrittura, però le trascriviamo per andare a vedere che cosa c'è dentro, no? Però questo è un altro tipo di esercizio, non è, diciamo, lo scambio filosofico fra l'opera e una sua annotazione o rappresentazione. Senti, visto che l'abbiamo promesso all'inizio, cioè che l'ho promesso all'inizio, magari saltando un po' di parole in frasca, possiamo dare qualche cenno alla famosa cooperativa orchestra. Certo. Orchestra Manual for in the Dark. Sì. Sì, avevo usato questo titolo che richiamava il successo pop, credo, degli inoghe degli anni 80. Sì, perché tempo dopo la rivista Popular Music della Cambridge University Press aveva deciso di fare un numero monografico sull'Italia, e allora i curatori di quel numero, che erano prof.
Alfredo Plastino, musicologo che sta in Inghilterra, Marco Santoro, sociologo che sta a Bologna, abbiamo fatto un colpo a Peters e io ho risposto proponendo un articolo, un saggio sull'orchestra e l'avevo intitolato così un po' stupidamente per attirare l'attenzione dei lettori anglofoni. Ho cercato di riassumere in uno spazio abbastanza breve che è stato conservato nella traduzione italiana perché il saggio originale è scritto in inglese, avevo cercato di condensare la storia della cooperativa a partire dalle prime riunioni nel 1974 fino alla sua sostanziale dissoluzione nel 1983-84, offrendo anche degli elementi di contesto, perché è difficile spiegare la nascita di un'organizzazione di questo genere, specialmente degli stranieri, se non si fa riferimento a cos'era l'Italia in quel periodo, qual era la politica italiana, quali erano le ragioni del primo successo della cooperativa e quali le ragioni per cui alla fine è stata costretta sostanzialmente a chiudere. E quindi da qui nasce questo saggio che forse in alcuni passaggi suonerà ai lettori italiani al di sopra di una certa età come, non dico ripetitivo, ma che dice delle ovvietà, no? Però in realtà per gli stranieri non è così e soprattutto per i giovani attuali non è così, quindi anche con la stessa citazione che ho messo per pubblicizzare la mostra di dischi, di copertine di dischi si trova qui, quando in una delle riunioni che era in un circolo Arci del quartiere Isola, che all'epoca era un quartiere del tutto derelitto di Milano, qualcuno, non mi ricordo chi fosse, magari ero anche io, disse chiamiamola Orchestra Rossa, con riferimento alla Rote Kapelle, che era un'organizzazione antinazista. In realtà Rote Kapelle non era il nome dell'organizzazione, e allora non lo sapevo, era il nome che i nazisti davano a questa organizzazione, che era un'organizzazione informale e anonima di antifascisti tedeschi che erano poi in contatto con l'Unione Sovietica, diciamo, con il nemico, con gli alleati e così via. Comunque era, diciamo, apparteneva al mito dell'antifascismo. Eravamo nel 1974, non c'è bisogno che racconti cosa stava succedendo in Italia, eccetera. E allora però qui l'obiezione, mi ricordo di averla sollevata io, è stata no, perché la dobbiamo chiamare l'orchestra rossa? Chiamiamola l'orchestra e basta, cioè non c'è bisogno di dire colore, il fatto stesso, no? Che dei musicisti si mettano insieme per organizzarsi, per organizzare la distribuzione dei loro concerti, per sensibilizzare il movimento politico sui bisogni della musica, eccetera, e eventualmente addirittura per produrre edizioni, dischi, eccetera, è già in sé, no? Un segno molto evidente. Quindi chiamiamo l'orchestra per di più una cooperativa. Questo forse va ricordato ad alcuni che magari se lo sono dimenticati, il movimento della cooperazione culturale era in grande fermento in quel periodo, infatti molte delle compagnie teatrali e poi i teatri di Milano che tuttora sono ai primi posti, come il Teatro del Delfo, come Pier Lombardo, come altre ancora, erano delle cooperative, così come esisteva una cooperativa Cinema Democratico che usciva, credo, da movimento studentesco, e quindi l'idea era che se ci si voleva organizzare e fare insieme delle cose, due aspetti. Uno, non bastava fare un circolo, no, un gruppo di lavoro informale di compagni che si trovano e poi magari poi non si trovano più, ci voleva un'organizzazione, qualche cosa che si andava a
costituire davanti a un notaio, no? E poi non una società per azioni, non una SRL, non una SNC, una cooperativa, perché allora la cooperazione aveva un grande prestigio, che poi purtroppo ha perso per strada negli anni successivi, e quindi fare una cooperativa musicale era un passo molto importante. Un paio di settimane fa mi è capitato di essere invitato da un produttore televisivo, giornalista, storico, eccetera, a un'intervista. Non sapevo di cosa mi avrebbe chiesto di parlare, comunque era una cosa che riguardava la musica negli anni 60-70, prima di me c'era Marla Jonchi che ha raccontato le sue vicende a Ricordi come produttrice di Gianna Nannini, eccetera. E poi una delle prime cose che gli dice questo bravo giornalista intervistatore è: ah, sai, ho intervistato il tale, purtroppo ho perso il nome nel momento stesso in cui l'ha pronunciato, che mi ha detto che voi dell'orchestra eravate quelli che sfondavate i concerti, che propagandavate la musica gratis, eccetera. No? E io ho detto, bene, questo è il contrario. E infatti ho ricordato una cosa che non credo ci sia nel saggio, che è molto privata, quando tu e io abbiamo passato quasi un pomeriggio intero in una radio, che non so se fosse Radio Popolare o Canale 96, Canale 96, perché alla sera era previsto un concerto di Santana al Vigorelli e si era diffusa la minaccia di attaccare questo concerto, di sfondare, perché la musica doveva essere gratis, basta con questi artisti multinazionali, i loro manager, eccetera, cosa che poi di fatto avvenne, ci fu un attacco addirittura con le bombe Molotov al parco di Sant'Anna. E noi, comunque, non sapendo granché di quello che sarebbe successo, ma immaginandolo, abbiamo passato delle ore in trasmissione in diretta a dire: se volete sostenere una musica diversa da quella delle superstar, delle major discografiche, eccetera, andate ai concerti dei musicisti che fanno una musica nuova, che fanno una musica legata ai temi politici. Poi in realtà gli autoproduttori hanno preso come bersaglio anche noi. Beh, sì, certo. E comunque noi diciamo, andate ai concerti dei gruppi che fanno un altro tipo di musica e per favore pagate il biglietto. Quello che noi sostenevamo era che ci fosse un calmiere sui prezzi dei biglietti dei concerti, anche perché mi sembra di ricordare che il giorno dopo, forse, doveva esserci al Teatro Duomo, chi se lo ricorda, un concerto di Mike Westbrook insieme agli RKA con la orchestra. E quindi noi abbiamo detto, guardate, quello lì sì che è un concerto che dovete andare a sentire. E naturalmente con quello che era successo prima, il Teatro Duomo, la sera dopo, quando è stato, era circondato dall'esercito in pratica, cioè c'erano centinaia di poliziotti e carabinieri che temevano che si riproducesse di nuovo l'assalto a un concerto. Vabbè, comunque ho chiarito questa cosa in modo molto forte e ricordando anche quello che Umberto diceva, che capitato perfino agli Stormy Six di essere attaccati per quelli che dicevano in una roba gratis. Certo. Mi ricordo due posti in particolare, uno forse era Pisa, sì, e un altro era Pinerolo, sì. E ho ricordato anche le gesta di quel signore che ha alzato la mano, che era tecnico degli Stormy Six, il quale impugnò non le chiavi inglesi, no, dei cartaghesi, ma le aste dei microfoni per difenderci da questo affare. Quindi mi ha fatto una certa impressione, perché l'orchestra è stata molto amata da molti, ma è stata anche odiata da alcuni nel mondo musicale, perché quello che si temeva era il successo
ce la faceva nonostante non fosse sostenuta dai grandi impresari, dalle case discografiche principali, eccetera. E ricordo un altro episodio, poi su questo chiudo. Qualche tempo dopo veniamo avvicinati dal direttore di una casa discografica che all'epoca pubblicava i dischi di Giorgio Gaber. Ah, sì. Eravamo nel 78, credo, 79. Giorgio Gaber aveva scritto una canzone, Io se fossi Dio, nella quale si parlava in modo esplicito e anche critico della vicenda del rapimento di Aldo Moro. E questo discografico importante nella storia della discografia italiana viene da noi e ci dice: guardate, io non lo posso pubblicare perché questo mi creerebbe problemi con la RAI, eccetera. Voi siete l'organizzazione che può pubblicare questo disco di Giorgio Gaber, quindi garantendo la sua libertà di espressione, io non chiedo niente per concedervi questo disco e così via. E vabbè, all'inizio noi discutiamo, perché discutiamo sempre tutto, finché diciamo sì, siamo disponibili, quali sono le condizioni. E a quel momento ci viene detto che in sostanza la percentuale che sarebbe dovuta andare a Giorgio Gaber per la pubblicazione di questo disco era superiore all'utile che noi avremmo potuto fare sulla vendita del disco, cioè il margine sulla vendita di quel disco era inferiore a quello che poi avremmo dovuto pagare in termini di diritti. E allora abbiamo detto a Gaber e al suo discografico: ci spiace, non possiamo indebitarci. Senza contare, che è l'economica molto importante, ma io, come me la ricordo io, abbiamo anche ricordato che noi non eravamo un puro contenitore, cioè i dischi che noi pubblicavamo nascevano, non dico da un lavoro collettivo integrale, ma comunque da un'esperienza comune, cioè non pubblicavamo il primo che passava, che pagasse la sua pubblicazione. Certo. Eravamo degli editori dei propri, dei discografici, degli altri. Certo, certo. E quindi, per quanta simpatia potessimo avere per Gaber, però questo pezzo qui, se l'avesse fatto qualcun altro, anche tra di noi, probabilmente non l'avremmo pubblicato, perché era un pezzo estremo, non so se ve lo ricordate, era veramente molto pesante. Sì. E noi avremmo dovuto rischiare al posto del discografico vero per le conseguenze di una cosa che io mi ricordo benissimo. Poi molti compagni dell'orchestra mi hanno detto: ma sei un cretino, non hai pubblicato Gaber. Sono delle ragioni, perché tu tra l'altro in quel periodo eri militare. No, non ero militare, ero via a fare musica elettronica tipo a Riva di Trento. Un corso, insomma, non siamo gli eroi, abbiamo detto no a Giorgio Gaber. Sì. Abbiamo detto no a Giorgio Gaber e due o tre giorni dopo il critico musicale di musica leggera di uno dei più importanti quotidiani ha detto, appunto, l'orchestra ha detto no a Giorgio Gaber, quindi si è allineata la censura nei confronti, quindi cose pesanti sono. Nomi che noi poi abbiamo messo nella cartelletta con quella di... Ha scritto. Senti, visto che il tempo è un po' quarto, però vorrei passare da questa frase storica al titolo del disco, cioè Il tempo di una canzone, che è uno dei saggi più interessanti, secondo me, insieme a quello dedicato agli Shadows, che sono sulla copertina del disco. Quello dedicato agli Shadows è interessante perché è un dialogo fra Franco Fabri e una giovane musicologa spagnola, Marta García Ramones, che si confrontano sullo ascolto degli Shadows. Gli Shadows, per chi non lo sapesse, perché non lo ricordasse, sono un gruppo
che ha preceduto i Beatles, erano popolarissimi in Italia. Credo che io personalmente ho studiato, ho cominciato a suonicchiare la chitarra sulle canzoni di Luce, e credo che anche Franco sì. Ma invece, ecco, quello a cui mi riferivo, che dà il titolo al libro, è il tempo di una canzone. Sì. Noi siamo abituati a pensare che il tempo medio di una canzone, una canzonetta che storia, sia condizionato dai mezzi tecnici. E invece Franco ragiona su alcune eccezioni, diciamo, sì. Smentisce questo luogo. Sì, anche qui si potrebbe parlare molto a lungo, ma questo è un luogo comune che si trova anche, diciamo, in rete, sui giornali, credo anche oggi Wikipedia sulla canzone, cioè che il formato di una canzone, quindi la durata di una canzone, dipenda dalla durata di una facciata di un disco, addirittura di un disco a 45 giri, che è una sciocchezza colossale, primo perché il disco a 45 giri è nato nel 1949 e i dischi esistevano dalla fine dell'Ottocento, no? E anche quei dischi duravano sempre intorno ai 3, massimo 4 minuti. Ma poi perché in realtà il disco a 45 giri può contenere più di 3-4 minuti, tant'è vero che, non so, anche Rolling Stone di Bob Dylan dura 6 minuti e 5 secondi. Leggevo proprio ieri di, non mi ricordo più cosa fosse, un pezzo che durava 8 minuti, tutto su una facciata di 45 giri. Comunque l'idea, in ogni caso, è l'idea che sia il supporto a determinare la durata. E allora comincio intanto a esaminare i tipi di supporto che sono succeduti nella storia della fonografia, quindi il cilindro del fonografo di Edison, poi il disco di gomma lacca, 78 giri di Berliner, che dura fino alla fine degli anni 40, in Italia anche oltre. Io ho ben presente una copia che ho a casa di Rock Around the Clock di Binelli and the Comets su 78 giri, non su 45 giri, quindi lì eravamo nel 1955-56. Primo 45 giri che ho, che la mia famiglia ha mai avuto, era Banana Boat di Harry Belafonte, no? Quindi siamo più o meno in quell'epoca. In ogni caso c'è tutta una storia di supporti e questi supporti avevano una durata limitata, il cilindro di cera di Edison intorno ai 4 minuti, il disco di gomma lacca 78 giri più o meno la stessa durata e così via. Ma il problema in realtà che le canzoni esistevano da prima dell'invenzione di Edison, no? Le canzoni come Te voglio bene assai o le canzoni di Stephen Foster negli Stati Uniti o Susanna e altre scritte e pubblicate a metà dell'Ottocento erano comunque brevi, perché ciò che definisce la durata di un pezzo musicale è il suo uso, il suo contesto. Il valzer, ad esempio, questo è un mio esempio favorito, no? Li ascoltiamo a Capodanno come se fosse la musica classica, ma ovviamente si trattava di musica da ballo. La forma canonica del valzer è in 5 parti e dura, diciamo, fra i 5 e gli 8 minuti, grosso modo. Il Bettanubio Blu perché questa durata? Perché non poteva durare troppo poco, perché in una serata dove le coppie anche si conoscevano attraverso il ballo, se durava troppo poco non c'era il tempo di conoscersi, di toccarsi, di annunciarsi, di prestarsi in piedi, eccetera. E viceversa, se fosse durato troppo, cominciava a stancare, a far sudare, a diciamo rendere meno ringalluzzito l'uomo, rendere meno fresca la sua partner, eccetera. Quindi non si poteva scrivere della musica che durasse di più né musica che durasse di meno. Questo vale per qualunque tipo di composizione, anche per
musica che non è strettamente legata a un'attività fisica, quindi le sonate, le sinfonie, cioè tutte hanno delle durate che poi variano nel tempo, negli stili, eccetera, che sono legate alla loro funzione, alla loro accettazione sociale. Quindi, di fatto, la durata della musica dipende da molti fattori diversi. Si è stabilizzata intorno ai 4 minuti per le canzoni ancora negli anni 80-90, ma poi ha cominciato a diminuire. E la spiegazione del perché le canzoni hanno cominciato a ridursi è molteplice. Da un lato è un fattore culturale. Mi ricordo il nostro amico Fred Frith, chitarrista degli Arricau, della Pers, che a un certo punto, durante il nostro incontro, credo fine anni 70, ci disse: eh beh, adesso ci siamo messi tutti a fare pezzi brevi, brevi, più semplici, con una forma più comprensibile. Gli Arricau erano, diciamo, gli imperatori delle suite da 15 minuti con un grande impegno. Poi però già il gruppo successivo, la Pers, faceva dei pezzi di 2-3 minuti, no? Perché quella era la svolta della new wave, del punk e così via, no? Ma poi la durata ha cominciato a diminuire per questioni che hanno a che fare con il consumo, con la distribuzione della musica. La ragione specifica per cui negli ultimi anni la durata delle canzoni è diminuita e diminuisce ogni anno sempre di più quasi è Spotify o le altre piattaforme di ascolto di musica digitale. Perché? Perché nella, diciamo, interfaccia di Spotify su computer, su telefonino, eccetera, c'è una funzione che si chiama Skip, che permette, se uno si sta annoiando ad ascoltare un pezzo, di saltare al pezzo successivo nella playlist. Però tutti questi interventi dei cosiddetti users, degli utenti, vengono immediatamente memorizzati e analizzati da queste società, e quindi se una canzone riceve molti skip viene messa, diciamo, retrocessa nella classifica delle canzoni che possono essere messe in una playlist, perché le canzoni devono essere tutte gradite al pubblico. Se una è troppo lunga, tipo like Rolling Stone, e uno fa skip dopo la seconda strofa, via Bob Dylan, via like Rolling Stone. Di conseguenza i produttori discografici, avendo capito questo meccanismo, insistono con i propri artisti perché le canzoni siano sempre più brevi, perché così uno non fa tempo a premere il bottone skip. Quindi, facendo poi una statistica di quello che viene prodotto, si trova che i pezzi sono sempre più brevi. Bene, io direi che a questo punto potremmo anche dare spazio a qualche domanda, se avete qualche cosa da chiedere a Franco. Abbiamo, credo, per 5 minuti o qualcosa del genere. E quindi, se qualcuno vuole chiedere qualcosa, vuole fare commenti. Io ho due domande. Una è, mi aggancio a questo: se usi Spotify per esplorare il... Scusami, mi si sente, no? Sì, sì. Mi sa di no. Se mi sperdo un po', sì. Una, se utilizzi Spotify per esplorare il mondo della musica che viene prodotta oggi, e l'altra è relativamente alla trascrizione. Adesso ci sono dei software che ti permettono di trascrivere facilmente la musica. Se trovi che si scriva di più la pop music, visto che ci sono strumenti che facilitano l'accesso anche alla scrittura di tavolature. Dunque, Spotify come strumento per esplorare l'universo musicale, in teoria certo è uno strumento molto potente, ci sono decine di milioni di brani su Spotify, la statistica diciamo, è sempre da aggiornare ogni giorno, perché ho
letto di recente che ogni giorno vengono aggiunti circa 70.000 brani al database di Spotify. Quindi l'anno scorso avrei scritto che su Spotify o su Apple Music c'erano 40 milioni di songs, probabilmente adesso ce ne sono già molti di più. Certo, il problema è che non tutta la musica finisce su Spotify. Primo, non tutta la musica è digitalizzata. Ad esempio, molte produzioni analogiche fino agli anni 80 non sono mai più state ripubblicate in digitale. Il nostro album Guarda giù dalla pianura è un'invenzione di Bugliato, certo, non è mai uscito in digitale. I primi tre album di Stormy Six, che hanno comunque un certo seguito, una certa fama da parte della critica. So che il primo album, quello dove c'era Claudio Rocchi, viene venduto a $1,000 o 1,000 euro a copia su eBay, quindi c'è un interesse, però non solo su nessuna piattaforma digitale, né su Spotify, né su Apple Music, né su iTunes, per questione di diritti, e come questo tantissima altra musica. E naturalmente più si va lontano dal centro della discografia multinazionale e meno si prova. Quindi diciamo il risultato è che anche se considero Spotify comunque sempre un'ultima risorsa per trovare qualcosa che non ho, però le mie ricerche le devo fare anche con altri strumenti, non mi posso accontentare di quello. Un piccolo inciso, scusatemi, Spotify, il presidente Daniel Ek investe 100 milioni in tecnologia bellica, tra l'altro. So che magari questa è una cosa extra musicale. 100 milioni? Sì, in tecnologia bellica, quindi potrebbe essere anche per, cioè voglio dire, sì, sì. No, una visione, una prospettiva un po' diversa potrebbe avere anche questo, questa mega piattaforma che. Neil Young si è tolto, Crosby, Stills & Nash si sono tolti, non metterei proprio. Johnny Mitchell si è tolta, noi non ci siamo tolti, non possiamo toglierci. Sì, comunque fra l'altro di Spotify si potrebbe anche qui parlare a lungo, quelli di voi che hanno questo interesse potrebbero procurarsi, si trova su Amazon un libro che si intitola Spotify Teardown, fatto da un gruppo di ricercatori pubblicato dall'MIT Press, che racconta, diciamo così, la vera storia di Spotify, che nasce da un'impresa pirata, cioè un gruppo di operatori informatici svedesi spregiudicati che vendevano dischi senza averne il diritto, senza averne la proprietà, e poi però nei tempi giusti, con le modalità giuste, hanno trasformato questa attività in una piattaforma, anche la definizione di piattaforma è tutta loro, che ha negoziato con le case discografiche per pagare i diritti, basandosi anche sostanzialmente, bisogna usare una parola pesante, sul ricatto. Cioè fino a quel momento le case discografiche non guadagnavano nulla perché tutti scaricavano, diciamo, dalle più diverse fonti illegali, no? Quindi anche guadagnare quei pochissimi millesimi, decimillesimi di centesimo di dollaro che Spotify paga, no? Era comunque un vantaggio. E poi quando una canzone su Spotify ha 1 miliardo di ascolti, 10 miliardi di ascolti, quelle cifre diventano delle cifre rispettabili e vengono attribuiti dischi d'oro, dischi di platino, eccetera. Quindi la storia di Spotify è una storia, insomma, molto più controversa di quanto non appaia, e io credo che Neil Young abbia fatto una cosa sostanzialmente giusta, lui che poteva, cioè lui che aveva il diritto di dire tu non trasmetti, non metti più a disposizione la mia musica come hanno fatto altri. Ah, sì. Sì, ricordava che... Ah, sulla scrittura, sì, certo. Sì.
selezione, fra l'altro ormai tutti i software che vengono usati per la registrazione, la produzione del messaggio, come Pro Tools, Logic e così via, hanno anche delle funzionalità di scrittura della musica. Ne parlavo proprio ieri perché ho fatto una riunione con gli altri docenti dell'IEDD, l'Istituto Europeo di Design, qui vicino, appunto dove c'è un corso di sound design, e gli studenti imparano a utilizzare questi strumenti di produzione. E i miei colleghi dicevano sì, certo, sarebbe bello che gli studenti imparassero anche a leggere la musica, a capire come è fatto un accordo, quali sono le note che compongono un accordo, eccetera, però loro preferiscono lavorare col piano roll. Cos'è il piano roll? È la visualizzazione della musica in formato MIDI, cioè le note sono dei puntini su una striscia color carta, che corrisponde ai vecchi rulli di pianola fine 800, primi del 900. È una metafora visiva che permette di comporre, di lavorare sulla musica. Quindi poi di fatto questi strumenti di trascrizione servono di più agli specialisti, cioè se c'è un musicologo che è incaricato di fare una perizia su un caso di plagio, probabilmente se non dispone della partitura originale di un pezzo può utilizzare questo tipo di strumenti invece che fare la trascrizione, diciamo, a mente, basandosi sulle sue capacità. Però quelli che usano anche in modo professionale gli strumenti attuali di produzione, che sono in sostanza computer, laptop, eccetera, usano altre forme di visualizzazione, usano delle metafore visive, no? Le due più diffuse sono una, il piano roll, e un'altra, forse l'avete vista, qualcuno di voi la usa, è quella rappresentazione diciamo della forma dell'onda, no? Che è invece derivata dalla colonna sonora del sonoro ottico, era prodotta diciamo per il cinema, per incidere la musica sulla pellicola e poi per leggerla con una cellula fotoelettrica, e quindi è l'altra forma di rappresentazione. Poi ci sono alcuni anche che usano la notazione musicale, immagino che il nostro amico Tommaso Verdi la usi ampiamente, però lo stesso Tommaso ha scritto delle canzoni, mi ricordo Banca, un pezzo di grandissimo successo dell'album Macchina Maccheronica, l'ha scritto usando un foglio a quadretti colorati dove segnava le note, e da quello aveva tratto poi le parti che per chiedere lui. Prego. Diciamo più uno spunto che una domanda, tra sì, avvicinalo. Più uno spunto che una domanda, tra questa cosa della scrittura, no? Cioè tu dicevi, allora da sempre c'è, anche nella musica appunto medievale, eccetera, c'è un enorme universo che esiste da sempre della musica non scritta, no? Anzi, cos'è? Noi, per esempio, nell'ambito della musica appunto anche antica, medievale, eccetera, c'è tutta questa corrente di studio che, diciamo, non è che sia alternativa, ma ha una prospettiva diversa rispetto alla filologia, che per definizione deve lavorare su dei testi scritti, che poi nel caso appunto della musica medievale veramente sono pochissimi, come dire, esemplari rispetto a tutto quella che è la produzione. Quindi c'è questa definizione dello studio della musica senza note, le musiche, la musica per senza note. E però la cosa forse molto interessante da notare, che anche nel Medioevo, quando poi costava, naturalmente c'è tutto il discorso che la pergamena prima o la carta dopo, cioè nel corso di costo, eccetera, venivano annotate ad esempio su dei fogli di pergamena che servivano per altre
altri usi, magari un atto, un tavolino, una cosa, eccetera, c'era questa polifonia anche semplice, notata su due righe, così che si trova. Perché il problema è la diffusione. Cioè, forse adesso abbiamo anche, allora, c'è meno bisogno di scrittura, perché è facilissimo diffondere musica, appunto, registrata, e lo dicevamo prima, quindi in certo senso non c'è bisogno, se c'è un'epoca in cui non c'è bisogno di scrittura, è questa. E per tutte invece le tradizioni appunto, popolari, popolare, c'è il discorso di come la trasmetti, cioè tutta la musica che non si è annotata, tu sei in contesto appunto di trasmissione, perché sì, no? Però io ho bisogno, la scrittura nasce innanzitutto per poter trasmettere. E quindi c'è un po' questo doppio, diciamo, registro a tenere presente sulla scrittura, no? Che vale tanto quanto, cioè vale per tutti i repertori, quindi in questo momento di grande trasmissibilità della musica la scrittura passa in secondo piano anche in realtà nella maggior parte dei repertori fondamentalmente. Uno spunto, insomma. Sì, sì, come no, mi viene in mente, vabbè, intanto la scrittura musicale serve appunto la trasmissione della musica, permettere che la musica venga eseguita anche da persone che non sono a diretto contatto con chi l'ha creata o col maestro che l'ha prodotta. Ma poi serve moltissimo anche, questa è anche una delle ragioni poi del successo dell'editoria musicale, come forma di memorizzazione per esecuzioni prolungate. Cioè, se io devo suonare un pezzo che dura 3 minuti lo imparo facilmente a memoria, se devo eseguire una sonata che dura 20 minuti prima di imparare a memoria passa di tempo, quindi invece è importante che io la leggo. Un nostro amico, amatissimo e collega Chris Tuttle, batterista degli Ericao, degli Adverse e di altri gruppi importanti, ha pubblicato degli scritti musicali in cui sostanzialmente tenta di distinguere le varie forme musicali sulla base della loro forma principale di memorizzazione. Quindi la musica popolare che viene memorizzata nella mente umana, la musica colta che viene memorizzata su carta e la popular music che viene memorizzata su supporti fonografici e su massa magnetica. Per un certo periodo questa è sembrata una definizione molto utile, anche se poi è facile trovare tanti controesempi, no? Insomma, la cadenza di un concerto per pianoforte e orchestra di fine Settecento non è scritta, o viene scritta poi a posteriori. Beethoven ha scritto il primo movimento della fantasia corale dopo averlo eseguito dal vivo, perché non aveva avuto tempo di finire la partitura, eccetera. Così come invece tanti brani della produzione di Tim Panella e anche della canzone italiana sono nati scritti sullo spartito. Quindi vengo un ultimo aspetto che riguarda anche il mio lavoro all'università, al conservatorio. Certamente è molto facilitato dal fatto che io posso far ascoltare la musica di cui parlo. Anni fa questo sarebbe stato difficile. Ricordo quando ho frequentato il corso di composizione al conservatorio di Berlino, che era impossibile ottenere un giradischi, no? Quindi quando il mio maestro di composizione parlava di musica di questo o quell'altro compositore contemporaneo, l'unica possibilità che aveva era di mostrarci la partitura, di eseguirla delle parti e così. Adesso è molto facile semplicemente indicare, non c'è più bisogno, no, di questa mediazione. Ascolta qui e lo puoi far ascoltare quel passaggio di accordi, quella interpretazione, quel movimento ritmico, eccetera. Quindi l'oggetto musicale è comunque presente e se ne può parlare senza bisogno di usare alcuna forma.
mi risulta che approfittiamo a proposito di quello che dice Umberto, che il discorso della pubblicazione delle musiche non è tanto soltanto legato a una questione di diffusione, ma è una cosa che era anche collegata al discorso della SIAE, quindi a una questione di diritti d'autore per quanto riguarda la pubblicazione. Per questo anche molte volte i brani che venivano pubblicati, venivano stampati, non erano necessariamente servivano semplicemente perché collegati al deposito presso la SIAE. Beh, questo non riguarda però tutti gli spartiti pubblicati. Nel caso specifico al quale accennava Umberto, in realtà la vera ragione è che gli editori dell'epoca consideravano che certi accordi fossero troppo difficili o che certe estensioni fossero troppo estreme. Quindi se George Harrison o John Lennon avevano messo dentro un accordo di sesta, bisognava cambiarlo, metterne uno più facile, perché sennò lo studente comprava lo spartito. E quindi tutti poi avevano come unica fonte, oltre all'ascolto del disco, quegli spartiti sbagliati, e quindi quando poi suonavano le canzoni erano più riconosciti. Anche le tonalità dei brani di liscio non erano quelle, veniva comunque tutto livellare. Diciamo marketing editoriale, cioè adattare il pezzo, ma questo fa parte della storia dell'editoria. Quando all'inizio dell'Ottocento, per i salotti napoletani, per le cosiddette periodiche che si svolgevano nelle case della borghesia, dell'aristocrazia borbonica, si eseguiva della musica, magari le persone della famiglia, qualcuno voleva cantare un'aria di Bellini o di Donizetti o di Mozart, eccetera, però all'epoca del canto erano proibitive, contenevano dei virtuosismi vocali, delle estensioni, delle note finali sovracute, per cui c'erano dei bravi diciamo addetti all'editoria che trasponevano, correggevano in modo da ottenere che la musica fosse commerciabile per quel tipo di mercato. Quindi la vicenda dei Beatles trova precedenti risalgono più di un secolo prima. La campanella. Direi che andiamo con qualcosa che mi pare che ci suggerisca che il nostro tempo è finito. Grazie a tutti per essere intervenuti. Ricordo il titolo del libro di Franco, Il tempo di una canzone. Non siamo riusciti ovviamente a toccare tutti gli argomenti, sono tantissimi questi saggi, però spero che vi abbia detto di che cosa si tratta. Grazie.